Questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 7 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Ancora una mattina piena di informazioni, soprattutto di fatti e soprattutto di novità per quello che riguarda il governo, ma le novità che riguardano il governo sono quelle che ogni giorno ci troviamo ad affrontare, ossia da un lato gli scontri, dall'altro lato gli accordi. Infatti vediamo che sembra che questa mattina la notizia sia proprio quella che Di Maio e Salvini abbiano trovato un accordo, o almeno questo è quello che appare. E infatti Lega e Movimento 5 Stelle ci riprovano, è così che titola l'articolo di apertura Corriere della Sera questa mattina, e Draghi avverte ora però un piano credibile sul debito e intanto boccia i mini bot. Incontro tra Salvini e Di Maio, nuova agenda e sfida all'Europa sulle tasse, il caso Garavaglia. Insomma, Conte, il Premier Conte aveva dato un ultimatum proprio ai suoi due vicepremier, dicendo loro vogliamo i fatti, e ovviamente loro hanno risposto con d'accordo, i fatti si avranno, e adesso sembrano proprio intenzionati ad andare in questa direzione. Ma vediamo ancora gli altri fatti in primo piano, visto che comunque stiamo parlando di fatti. E nell'editoriale politiche Conti, per favore un po' di realismo, mentre il CSM se ne parla ancora tanto, agiremo subito, e l'INPS cartelle e sanatoria. E vediamo ancora nella parte destra, ma la sinistra sa ancora cos'è il lavoro? Questo è l'interrogativo della giornata di oggi. Ancora in primo piano l'accordo sfumato tra Renault ed FCA, serviva più tempo, FCA non ha aspettato, però ancora non è tutto arrivato al limite. E ancora vediamo per le alleanze quanto è difficile ballare da soli. Effettivamente nella nostra quotidianità, non è solo per le macchine ma per qualsiasi cosa, oggi essere soli diventa complicato, soprattutto in termini lavorativi. Quando invece ci sono società che diventano nel tempo forti, allora sì che si riesce a determinare cambiamenti importanti e soprattutto a determinare quello che è lo scenario nuovo. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina MeToo, la popstar, stiamo parlando di Madonna, accusa il produttore cinematografico. Eccolo qua Madonna, Weinstein mi stava addosso, ancora una volta una donna che si abbatte e si scontra proprio contro questo produttore per dichiararne la volontà di essersi comportato in passato in maniera indecorosa. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, vediamo questa mattina che cosa ci presenta, come ci presenta i fatti un altro quotidiano che è il Fatto Quotidiano, e nella parte alta della pagina Salvini ci ricasca, anticipa gli arresti in corso di spacciatori e cinesi accusati di prostituzione, alcuni scappano, la pacchia è finita o è appena iniziata. E intanto vediamo che ancora una volta in primo piano c'è lo scandalo CSM, zero condanne della nuova P2, PD in balia di Lotti, e Lady Palamara lavorava da Zinga. Nel 2015 la moglie del PM è indagato in Regione Lazio, i renziani difendono l'ex ministro mentre gli altri tacciono. Insomma, il marasma senile rovina una storia anche buona. E intanto vediamo nella parte centrale, tregua in attesa del ritorno di Conte, pace Di Maio e Salvini per ora, ma flat tax e rimpasso incombono, anche se Salvini dichiara che non ci saranno aumenti per quanto riguarda le tasse, non ci saranno aumenti dell'IVA, e sembra proprio che questa sia la loro volontà, ma bisogna vedere se in concreto sarà questa la determinazione finale. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, più facili le scommesse online, la lobby del gioco ringrazia per questo Tria. Un decreto ministeriale permette di puntare più volte sullo stesso evento, pensate un po', senza limiti. Il Tesoro autorizza così il cash out, si potrà incassare parte del
del premio prima della fine della partita, una spinta alle giocate che serve ai gruppi inglesi Betfair e Bet365. Insomma, anche questo è un allarme che viene lanciato proprio da questo quotidiano, perché ovviamente senza limiti ci sono ancora più complicazioni. E ancora l'allarme di Cantone: lo sblocca cantieri sblocca in realtà solo le mazzette. Israele ancora, e ora i generali preferiscono le canne ai cannoni, e sono quelle che sono definite i nuovi business. E nella parte bassa della pagina, premio all'incapacità, scusi Mattarella, ma perché? Rovinò il San Carlo, grand'ufficiale. E infatti, signor Presidente della Repubblica, noi italiani abbiamo tanti motivi di gratitudine verso di lei, dagli equilibri e la saggezza con i quali esercita la più alta carica della nazione, a signorile riserbo nel quale circonda ogni suo atto e gesto, alla sua cultura ricca di studia humanitatis, come può cogliere chi l'abbia ascoltata discorrere in pubblico e in privato. Tutto ciò è incontestabile. A questo desiderio aggiungere una privata espressione di gratitudine che diventa pubblica, data la mia qualità di napoletano. E a parlare Paolo Isotta, il 2 giugno a Napoli, e l'ha nominato grande ufficiale la signora Rosanna Purchia, soprintendente del Teatro San Carlo. E l'accusa è proprio a questa donna, che sembra aver creato tante difficoltà. E ancora vediamo gli altri quotidiani in primo piano. Libero, la prima pagina: il voto non è un atto di fede. La classe operaia non va in paradiso, ma si affida alla Lega. I fallimenti gemelli di Chiesa e CGIL nel demonizzare Salvini, che pesca tra chi va a messa e chi ha la tessera del sindacato. Matteo Agigino caccia Toninelli, 30 eppure Grillo. E intanto nell'editoriale, scandalo toghe, i magistrati sono più italiani degli italiani. E ancora nella parte centrale della pagina, Draghi zittisce gufi e spread. Il paese non va così male, il capo della BCE dà una mano al governo. E ancora vediamo, evviva Poletti a Uno Mattina, e bravo a far rosicare i rossi. E intanto nella parte destra della pagina, il suocero di Conte non paga alla Raggi 2 milioni di tasse, il suo hotel a quanto pare ha evaso. E anche questo rimane uno dei punti importanti di questa prima pagina. Intanto nella parte bassa della pagina, i veri poveri si prendono solo gli sputi del Movimento 5 Stelle, i senza tetto non incassano il reddito, Grillino. Ed infine il miracolo nordico: in Danimarca c'è una sinistra a quanto pare intelligente. E ancora vediamo le altre prime pagine dal giornale. Prendi soldi e scappa, reddito a chi non lavora, il vero e proprio furto di cittadinanza, i comuni non hanno assunto. Pagati per non fare nulla, Salvini ho 60 milioni di figli, da sfamare tutti i figli, insomma. E ancora la scelta di Netanyahu, di destra sposato e con due figli, Israele si divide a quanto pare sul ministro gay. Ancora Draghi attacca, stop debito e mini bond, e il bazooka si riaccende. Intanto la rissa del governo sembra essere arrivata a una conciliazione con una tregua tra i due vice premier, ma Matteo incontra intanto Berlusconi. E ancora sulla politica e giustizia: siamo un paese senza. E nella parte bassa adesso i giudici capiscono cos'è un processo mediatico. Ancora vediamo le altre prime pagine dal Tempo. Roma ruba di nuovo, il ladro ferito. Riarrestato il ragazzo albanese colpito il 26 aprile scorso da un derubato di Monte Rotondo, si è lanciato nel furto di microcar. Allora il padrone di casa gli sparò, ora invece gli è andata meglio. E le tasse evase all'Hotel Plaza, il suocero di Conte ridà 2 milioni alla Raggi. Mentre si parla ancora una volta di una violenza grave: papà mi ha ridotto così, coraggio di una 14enne, e la giovane infatti adesso denuncia gli abusi. Ancora il leghista Centinaio nell'abitacolo, presi a insulti da Di Maio, ma si resiste. E nella parte bassa della pagina anche qui si parla dell'accordo saltato tra FCA e Renault, l'operazione del secolo mandata a monte dalle pretese del governo di Parigi, e il mercato punisce intanto i francesi. Ancora vediamo le altre prime pagine, ci spostiamo adesso su Repubblica. La grande beffa di Parigi: lo Stato francese blocca la fusione e impone di tutelare l'asse con Nissan. John Elkann chiude: in queste condizioni irragionevole andare avanti. L'intervista al ministro Le Maire: troppa fretta e troppi rischi. Di Maio intanto tace. E ancora il silenzio dei perdenti, questo è quello che viene raccontato in questa prima pagina, mentre Draghi boccia i mini bot che racconta sono illegali. E intanto nella parte destra,
perché il perché vince la sinistra danese. Infine, nella parte più bassa della pagina, i gol delle donne per il mondiale e la parità al via in Francia proprio questo mondiale. E ancora vediamo dalle prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo su Il Mattino. La festa in TV per Pippo Baudo, la Rai deve recuperare la sua innocenza. E ancora calciomercato, Ilicic chiama Napoli, voglio giocare a livelli più alti. Mentre oggi in Francia, via al mondiale femminile, l'Italia sogna con le Gamma Girl. E nella parte centrale della pagina vediamo la scossa di Draghi con avviso all'Italia, la BCE, tassi fermi e più liquidità sul debito, il governo sia credibile, Salvini, Di Maio, tagliamo le tasse. Mentre intanto arriva il dossier Istat perché il rilancio del paese passa dalla famiglia. E giudice politica, mal di corrente, solo il sorteggio salverà le toghe. Nella parte, nella parte destra della pagina, in apertura, i focus del Mattino Sud, lavoro dopo la laurea, ecco le università migliori, record nella fuga dei diplomati al centro-nord, parte più di 1 su 4, ma il titolo in Campania garantisce uno stipendio pari alla media italiana. È proprio questo articolo, lo esamineremo più tardi. Ancora mancano i medici, 20% di iscritti in più, autonomia, no alla scuola a due velocità. Questa è l'intervista che viene fatta al ministro Bussetti. Alla facoltà di medicina ci sarà una svolta, aumenterà del 20% il numero dei posti, parola del ministro di istruzione Marco Bussetti, come se questo fosse in realtà l'unico problema della sanità italiana. Il numero di medici non sufficiente a coprire i posti probabilmente non è determinato solamente dal numero esiguo di posti all'università, ma i fattori sono ben altri. E ancora vediamo nella parte centrale un San Carlo extra large con le star Muti e Meta, il cartellone più di 40 appuntamenti, mentre nella parte destra FCA contro Macron, affossate le nozze con la Renault, il Cannes era irragionevole andare avanti, il gruppo francese critico con il suo governo. E intanto nella parte bassa della pagina si parla ancora di questa ragazza olandese, no alla depressione giovanile che nessuno vuole affrontare. Anche questo è un caso da andare a verificare nei particolari e soprattutto riuscire a comprendere le ragioni di quanto in realtà fatto. E ancora vediamo questa mattina il manifesto, niente fusione con Renault, FCA è sola, e Cannes contro il governo francese, partita chiusa. E ancora l'intervista a Giuseppe Bertan, senza Nissan era impossibile. E infatti il docente della Bocconi, Giuseppe Bertan, uno dei più grandi studiosi del mondo delle auto, commenta la mancata fusione RCA-Renault. A FCA serviva di recuperare il ritardo tecnologico, ma i giapponesi di Nissan non si sono fatti fregare. Marchionne non l'avrebbe fatto. Serviva un manager che comunque potesse determinare questa situazione. E intanto vediamo nella parte centrale morsa d'acciaio. Un nuovo studio scientifico conferma che Taranto è tra i siti più avvelenati d'Italia per tumori e malformazioni, mentre su operai e cittadini pende anche la spada di Damocle di una cassa integrazione improvvisa. I sindacati, l'Ilva al centro dello sciopero, metalmeccanico del 14. E infine nella parte bassa della pagina, governo reunion giallo-verde contro Bruxelles, mentre Salvini continua ancora a essere contro le toghe, giudici linciati, intervenga il CSM. Ancora vediamo le altre prime pagine, ci spostiamo adesso sul quotidiano La Stampa e vediamo in apertura Draghi, sprona Conte, niente scorciatoie per ridurre il debito. Intanto vediamo il prezzo da pagare per la sfida all'Europa e sui CSM sorteggi e meno potere alle correnti. E nella parte centrale della pagina il Papa commissaria Lourdes, pensate un po'. Poca fede e troppi affari, dice, e questo è quello che appare evidente in questa immagine. E nella parte sinistra della pagina, Auto Parigi ferma la fusione FCA, adesso si guarda avanti e a quanto pare il governo in questo caso sconfigge il mercato e diventa una situazione preoccupante. E ancora vediamo il Dubbio, vice premier giù le tasse, Draghi più seri sul debito, Di Maio Salvini dialogo con l'Unione Europea, ma prima gli italiani. E intanto il caso, il veto di Macron blocca la fusione FCA Renault, il Cannes fa saltare il tavolo e vola in borsa. E per la politica, tutto in relazione all'Europa, le tre facce della crisi che incomba. Che incombe. Intanto nella parte centrale della pagina, l'ex sindaco assolto dopo 16 anni, la giustizia secondo Bassolino, la politica non si fa con l'arma dei processi. E infine nella parte bassa della pagina, gli interrogativi e le polemiche sul drammatico suicidio di Noa, scusa, ci siamo incapaci di dare un'alternativa, e dall'altro lato tanto moralismo per un falso tutto mediatico. Insomma, Noa si è tolta la vita a 17 anni, era una ragazza carina che aveva il
diritto di sperare tutto dalla vita, invece prima ancora di iniziarla la vita è stata violentata due volte, hanno spento il suo sorriso e le hanno tolto la voglia di vivere, alla fine si è lasciata morire di fame. E dall'altro lato la vera questione etica è quella che viene prima dei commenti, dei tweet, dei post su Facebook. È possibile che si commentino fatti così importanti come quello della morte di una ragazza sofferente senza neanche aver verificato bene la notizia, senza averla conosciuta? Insomma, troppo spesso le testate giornalistiche lanciano delle notizie senza però ancora una volta verificarne né le fonti né le ragioni di quello che è contenuto all'interno dello stesso articolo, tutto per la fretta di arrivare primi. E così si scatena una serie di politiche senza fine, ovviamente polemiche che si potevano evitare, ma effettivamente di quello di cui si doveva parlare era proprio la salute morale e mentale di una persona che comunque ha sofferto tanto. Ancora vediamo il Corriere dello Sport della Valle della Fiorentina, ecco la verità, il testamento di Diego. E ancora, commisso è la scelta giusta, lo abbiamo messo in condizione di fare meglio di noi. Chiesa intanto deve restare un altro anno, Rocco sa che non può presentarsi a Firenze senza di lui. In 17 anni spesi 285 milioni, un voto alla nostra gestione, direi tra il 7 e l'8. E intanto nella parte più bassa, ancora una volta si parla dell'intrigo Icardi, l'Inter lo mette sul mercato, Roma e Napoli prendono informazioni, ma non hanno fatto i conti con Vanda che non vuole andare via. E ancora Neymar KO, quanti guai, la caduta, e nella parte destra Golden Gala, Tambury Show. Ancora vediamo le altre notizie su un quotidiano sportivo, ci spostiamo proprio sul quotidiano sportivo, Juve Ronaldo Santos subito è il commento che viene fatto nella parte centrale, e ancora vediamo accontentato, l'Inter regala il nuovo tecnico, il primo colpo è fatta per Barella, ora l'assalto agli altri obiettivi, intanto il Milan ha deciso, sarà Donnarumma il sacrificio. E nella parte destra della pagina, eccoci qua, emozione al Golden Gala di Roma, Tortu Tambury, prove mondiali senza però lieto fine, ed infine Ferrari Canada ultima curva per la svolta, oggi le libere di Montreal appunto per la Formula 1. E facciamo adesso una piccola pausa, ma non andate via, ritorniamo subito dopo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. È sempre venerdì 7 giugno, noi siamo ancora una volta in diretta da Teleprima con la rassegna stampa, continuiamo adesso a vedere i fatti che però arrivano dalla regione Campania e partiamo subito con le notizie che arrivano dal Mattino. Abbiamo già visto in apertura di pagina poc'anzi che a quanto pare il lavoro dopo la laurea, le università migliori sono presentate in un dossier proprio per far rendere conto tutte le persone che anche se si arriva dalla Campania, questo non significa che il valore della laurea è diverso da quello delle altre facoltà. E infatti andiamo a vedere proprio questa notizia. Ed eccoci qua, lavoro dopo la laurea.
E l'orientale per chi ha fretta di trovare un posto, la Federico II per chi punta a risultati duraturi. Le classifiche, pur con tutti i limiti di una rilevazione statistica, consentono di orientare la scelta. I sette atenei campani testati da Alma Laurea su 75 in tutta Italia consentono tutti per i propri laureati visibili miglioramenti di opportunità rispetto ai parametri regionali. Il tasso di occupati Istat nella fascia di età 25-34 anni è infatti in Campania spaventosamente basso. Appena il 40,8% dei giovani nel pieno delle proprie energie ha un lavoro, secondo la definizione statistica ufficiale, cioè anche precario o retribuito in natura. Un valore bassissimo, drammatico, ma che fa risultare come relativamente positivo quel 59% di occupati a un anno dalla laurea per la media degli atenei della regione, dato che sale al 64% per l'università orientale, la quale quindi appare la più indicata per chi ha necessità di entrare più rapidamente possibile nel mondo del lavoro, sia pure con retribuzioni non certo esaltanti, 996 euro medi mensili, insomma, questi i dati che vengono raccontati questa mattina proprio da Il Mattino in relazione a quello che è il lavoro futuro dopo una laurea. E ancora vediamo dalla cultura, sempre Il Mattino, Marco di Pingenapoli, mischio tutti i colori con l'olio low cost. E parliamo di Marco delle Donne che propone 70 variazioni di Napoli, questa volta però su tela. Il Vesuvio è tra i edifici stilizzati, macchinette del caffè, omini neri, quelli dei segnali stradali. Nei suoi dipinti il 32enne migrante doppio lavorista disegna il golfo tra sogno e nostalgia. Da Francoforte, l'ultima città di un viaggio che racconta volentieri, descrivendolo però come un'odissea, inizia con una fuga, così la definisce: mamma solo 16 anni, quando mi mette al mondo è una madre bambina, ma gli occhi del figlio già adulta. Viviamo a Volla nelle palazzine rosse che oggi sono verdi e restiamo lì fino ai miei 22 anni con alcuni intervalli fuori. Insomma, una vicenda che racconta di come si può venire fuori da situazioni poco piacevoli, però lo si fa in una maniera del tutto colorata. E ancora vediamo la cronaca tutta napoletana, la grande fuga dal pronto soccorso, medici precettati. E infatti un'altra giornata d'inferno, quella che si è consumata a San Giovanni Bosco, un pronto soccorso di frontiera dove arrivano pazienti traumatizzati, ictus, infarti, malati ad elevato impegno terapeutico che, nonostante il triage attivato dal commissario dell'ASL Ciro Verdoliva, a marzo scorso deve fare i conti con le gravi carenze di personale, buchi negli organici tamponati dall'impiego nei turni della prima linea dell'ospedale di Camici Bianchi provenienti dai vari reparti. Insomma, ancora una situazione precaria. E ancora vediamo sempre da Il Mattino la protesta dei lavoratori ASIA, le nuove tute per i netturbini a quanto pare fanno venire l'allergia, e da qualche mese sono entrate in vigore le nuove divise degli operatori ecologici di ASIA, l'azienda partecipata del Comune di Napoli che ha optato per sgargianti, divise arancioni al centro, però non di poche polemiche tra i lavoratori. Molti puntano il dito contro la cattiva qualità dei materiali, che provocherebbero arrossamenti cutanei, eczemi e bruciori, costringendo molti lavoratori a ricorrere addirittura alle cure mediche. E ancora continuiamo a vedere le notizie di questa mattina che ci vengono raccontate online da questi quotidiani. A Napoli si parla anche di Passi Carrai, un vero e proprio salasso, aumenti oltre il 100% tra Caia e Posillipo, infatti raddoppiano le tariffe per i Passi Carrai e si intensificano i controlli della Polizia Municipale per stanare gli evasori. Se da una parte il Comune di Napoli tenta di fare cassa aumentando di oltre il 100% le tariffe, in alcuni casi anche del 200%, provocando l'ira di centinaia di cittadini napoletani, dall'altro lato sta tentando, grazie alla task force istituita dai vigili urbani, di combattere gli abusi. Insomma, veramente due elementi complicati che rendono una situazione molto spesso non proprio così vivibile. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Andiamo a vedere le notizie che ci racconta questa mattina Repubblica. Napoli c'è l'Universiade, ma purtroppo la notizia è che il Virgiliano è nel degrado. E infatti vediamo proprio le immagini che vengono ritratte in queste foto e raccontano proprio una storia purtroppo ancora complicata, visto che siamo ormai agli sgoccioli per questo grande evento sportivo, ma tutto quello che vediamo è ancora in curia. Infatti la pista di atletica per l'Universiade è quasi pronta, ma dentro e fuori il Parco Virgiliano vince ancora il degrado tra rifiuti, erba alta e ceppi d'albero abbandonati. E ancora dal quotidiano La Repubblica, Napoli corri contro la violenza al via al plebiscito. Torna l'evento sportivo volto a mettere in campo azioni efficaci contro la violenza, e questa volta è ancora una volta organizzato dall'Associazione Arthur, associazione nata in seguito alla tragica esplosione
l'esperienza vissuta dal giovane Arturo, accoltellato in Via Foria. L'appuntamento è per il 9 giugno alle 9.30 con partenza ed arrivo in piazza Plebiscito. E infatti vediamo, a proposito di violenza, il ragazzo che è stato colpito mentre semplicemente si trovava in piazza in una normalissima serata e adesso si trova ad essere vincolato, nel senso che è rimasto paralizzato alle gambe. Comunque non si sta dando per vinto, anzi ha intenzione di continuare ad andare avanti, lottare e soprattutto ritornare a camminare. E ancora un degrado per la Villa Comunale, il manifesto di un fallimento sempre a Napoli. La Villa Reale è senza dubbio la più bella e soprattutto la più aristocratica passeggiata del mondo. A scriverlo era Alexandre Dumas, padre, nel 1841. Chissà cosa direbbe oggi davanti al principale giardino della città, assediato da un degrado che sembra inarrestabile e divenuto anche in zona franca per piccole e grandi illegalità che adesso si ripetono con l'allarmante frequenza, così come viene raccontata da tante persone che la vivono nel quotidiano. Ed ancora vediamo le altre notizie, ancora cronaca, vigilante morto e dopo l'aggressione la società a quanto pare assume la figlia. Poco più di un anno fa, Gennaro Schiano, una guardia giurata, fu aggredita da un 18enne alla stazione della Cumana di Trencia a Pianura, fu colpito con una ginocchiata alla testa che gli procurò la frattura del cranio. 4 mesi dopo, in conseguenza di quel brutale pestaggio, la guardia giurata morì. Oggi presso il Consiglio regionale della Campania, in occasione della cerimonia di consegna di una targa commemorativa, l'azienda di vigilanza Service Group ha annunciato di assumere il proprio organico proprio la figlia di Gennaro, Lina. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, sempre dalla Repubblica. Napoli amichevole di lusso con il Liverpool, appuntamento per il 28 luglio però ad Edimburgo. E infatti comincia a delinearsi il precampionato del Napoli. La squadra di Ancelotti affronterà i campioni d'Europa e del Liverpool come tappa di avvicinamento alla Serie A. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Abbiamo una petizione tutta napoletana per la cittadinanza onoraria a Bellinger, raccolte, pensate un po', 1000 firme. Un comitato di storici dell'arte sollecita il sindaco De Magistris, tra i firmatari anche il filosofo Aldo Masullo. Infatti sono oltre 1000 gli esponenti della cultura, delle professioni e semplici cittadini che hanno sottoscritto una petizione per la concessione della cittadinanza napoletana al direttore del museo di Capodimonte. La petizione rivolta al sindaco De Magistris e al consiglio comunale è stata promossa da un comitato nel quale figurano tra gli altri la storica dell'arte Adriana Dragoni, la gallerista Paola Pozzi ed il meridionalista Giuseppe Romeo, ed è disponibile su change.org. Ma ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso sulla testata online Napoli Today. Arsenale custodito in un garage, la scoperta di carabinieri a Pozzuoli. Un 49enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra. E vediamo proprio quanto trovato dai carabinieri. Custodiva infatti un vero e proprio arsenale nel suo garage a Pozzuoli. Per questo motivo un 49enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a sezione radiomobile di Pozzuoli per detenzione di armi e munizioni da guerra. E ancora vediamo le altre notizie su Napoli Today. Nuova stagione a San Carlo, però tra le scintille tra De Magistris e De Luca. Durattacco del primo cittadino a margine al presidente della Campania: alle prossime elezioni regionali lo sconfiggeremo e questo sconcio finirà. E infatti continua il duello in vista delle prossime elezioni regionali tra il governatore Vincenzo Luca e il sindaco di Napoli De Magistris. A fare da terreno per lo scontro è stato il foyer del Teatro San Carlo, dove è stata presentata la prossima stagione del Massimo Napoletano. Il primo a intervenire tra i due è stato il governatore campano, che non ha perso occasione di sottolineare la disparità di fondi destinati al teatro dalla regione e dal comune. In Campania abbiamo un'anomalia insostenibile, così ha detto De Luca, mentre in Italia i comuni capoluogo finanziano i teatri e le regioni si affiancano. Qui abbiamo una situazione anomala che non può durare. Auspico che da parte del comune di Napoli ci sia una riflessione più attenta, perché 600.000 euro non finanziano neanche una minima produzione. E ancora vediamo le altre notizie. Questa volta andiamo a vedere le notizie che arrivano da Caserta News. Divise sporche, annullata la condanna per i due poliziotti, 7 le condanne confermate, altre 5 dovranno essere valutate. Annullata infatti la sentenza per i due poliziotti Alessandro Albano di Marcianise e Domenico Petrillo, ma solo in relazione al reato di peculato. Accolta l'istanza per illegittimità costituzionale per Immacolata e Rosa Bencivenga e Donato Bucciero in relazione allo spaccio di droghe pesanti. Confermata la sentenza pronunciata alla Corte d'appello per gli altri. Questa la decisione a Corte di Cassazione nei confronti di 12 imputati, tra cui anche due poliziotti che fecero parte della scorta del cantante Gigi D'Alessio, coinvolti nell'inchiesta Divise Sporche sulle connivenze di pezzi
pezzi dello Stato con due bande dedite allo spaccio di stupefacenti nella zona di Marcianise. Ed ancora continuiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani online e andiamo a vedere quelle che sono le notizie di questa giornata che sembrano essere sempre in primo piano e soprattutto che ci raccontano la realtà dei nostri fatti come sono riportati proprio su questa notizia, su questo quotidiano online che è Caserta News. E andiamo a vedere infatti Cannabis Light confermato il sequestro di 3 negozi. Abbiamo visto già nella giornata di ieri che ancora una volta una situazione complicata si è presentata per un negozio e per il GIP c'è la stratta sussistenza dell'ipotesi criminosa contestata dalla procura. Infatti non arrivano buone notizie per i gestori di 3 negozi in cui veniva venduta la Cannabis Light a Caserta e che sono stati sequestrati con provvedimento d'urgenza emesso venerdì scorso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Quindi anche ieri si era incatenato un giovane a uno di questi negozi proprio per protestare, ma a quanto pare questa protesta non ha portato i risultati sperati. E ancora vediamo la cronaca: camorra politica svolta in Cassazione per l'ex sindaco Antropoli. La Suprema Corte annulla l'ordinanza ed invia nuovamente gli atti al riesame. Infatti sarà di nuovo il riesame a dover decidere sulle esigenze cautelari a carico dell'ex sindaco di Capua, Carmine Antropoli, da lunedì ai domiciliari fuori regione a Rivisondoli dopo 4 mesi di carcere. La Corte di Cassazione infatti ha accolto il ricorso presentato dai regali del chirurgo di Sant'Angelo in Formis, gli avvocati Mauro Iodice e Vincenzo Maiello, ed ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare con il rinvio degli atti al Tribunale della Libertà che dovrà riesaminare il caso ed entrare nuovamente nel merito sull'esigenza di trattenere Antropoli in stato di detenzione. E infatti Antropoli è stato coinvolto in un'inchiesta della DDA sui legami tra la politica del clan dei Casalesi, in particolare di aver dato vita ad un patto con alcuni affiliati per avere appoggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2016, quelle in cui Antropoli non era candidato ma sosteneva la candidatura di Giuseppe Chillemi. Secondo l'accusa, Antropoli e l'imprenditore Francesco Zagaria alias Ciccio e Brezza avrebbero esercitato pressioni su un candidato al Consiglio Comunale per costringerlo a ritirare la sua candidatura. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano proprio da Caserta, questa volta si parla dello sport tutto casertano e vediamo che parliamo della Volalto entrata il mese scorso in Serie A1, grande pregio per questa squadra, e adesso il club Volalto 2.0 lanciato nel mercato mondiale la spunta su altri club e porta a Caserta Ramata Al-Hassan, centrale americana che ha la capacità di alzarsi in volo, pensate un po', da terra con un'altezza di 3,35 m. Vediamo la sua immagine in questa foto nella prima pagina di volalto.net e insomma con questo auspicio, con questo nuovo acquisto, ci auguriamo che sia un buon auspicio per la squadra e soprattutto per la città di Caserta. E con questa ultima notizia termina la rassegna stampa di oggi. Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta Teleprima e questo momento dell'informazione. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e ringrazio tutti voi e soprattutto vi auguro una meravigliosa giornata. Ci vediamo lunedì. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.